Giovedì 3 dicembre 2018, nella Sala delle Armi di Palazzo Sforza Cesarini, in via Italo Berardi a Genzano, si è svolto il convegno Territorio dei Castelli Romani tra prevenzione, protezione dei rischi e nuovi scenari, evento organizzato dal Comune di Genzano in collaborazione con la Protezione Civile Nazionale e quella della Regione Lazio, Save the Children e l'Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia. Una giornata di sensibilizzazione sulle tematiche riguardanti la prevenzione dei rischi in caso di evento calamitoso. La prima parte della giornata è stata dedicata al tema della prevenzione sismica e non solo, sul territorio dei Castelli Romani, con l'approfondimento del piano d'emergenza comunale e del ruolo del centro operativo intercomunale quale ente interforze di coordinamento tra comuni. Nella seconda parte della giornata, in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia, si è tenuto un seminario tecnico incentrato su di una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini della pratica della prevenzione sismica. Ad introdurre l'evento e a portare i saluti dell'amministrazione comunale è stato il sindaco di Genzano, Daniele Lorenzon. Un evento che riguarda il piano d'emergenza comunale, il piano di protezione civile, non solo del comune di Genzano, ma come amministrazione vorremmo che fosse ampliato a perlomeno ai comuni del centro operativo intercomunale e successivamente anche a città metropolitana. È nato perché vogliamo che il piano di emergenza comunale non sia conosciuto solo agli addetti ai lavori, ma sia conosciuto anche alla cittadinanza. Come prossimo consiglio comunale di Genzano verrà presentato anche un ordine del giorno composto da 10 punti strategici che vanno proprio a impegnare la Giunta a promulgare e a divulgare questo piano di emergenza comunale. Quello che vogliamo è che tutti i cittadini siano coscienti e, oltre ad essere coscienti, siano partecipi in tutto questo procedimento, che è importante non solo per al momento dell'evento calamitoso, ma anche per prevenirlo. Ad aprire gli interventi Nicola Marini, sindaco del comune di Albano Laziale, comune capofila del COI, il centro operativo intercomunale. Il centro operativo intercomunale di protezione civile è l'ente che interviene nel momento in cui le problematiche che si presentano sul territorio per i settori di rischio riguardano l'intero territorio che è ricompreso nel COI e che richiede l'intervento di tutti i gruppi di protezione civile presenti sui comuni. Quindi occorre un coordinamento, occorre definire le regole di come questi interventi possono essere strutturati all'interno di una unicità di rappresentanza e una unicità di coordinamento delle varie forze presenti sul territorio e dei vari volontari di protezione civile appartenenti ai gruppi comunali. Ad illustrare il PEC, il piano d'emergenza comunale, è stato il consulente safety del comune di Genzano, Francesco Maria Ermani. L'emergenza comunale è quel documento che viene costruito dalle amministrazioni insieme ai cittadini e individua i rischi a cui una determinata comunità è soggetta e le procedure da intraprendere qualora degli eventi emergenziali dovessero avverarsi. Nello specifico a Genzano è stata applicata la normativa vigente e su una piattaforma molto diffusa in Italia è stato raffigurato e rappresentato tutto l'insieme di quegli elementi che permettono in caso di emergenza di utilizzare al meglio le risorse sia di protezione civile che di altro tipo di cui la comunità dispone. Dico comunità intesa in senso lato, quindi in caso emergenziale a un'emergenza partecipano molteplici attori che vengono coinvolti di volta in volta a seconda della necessità, dai volontari che sono i primi a intervenire a tutte le altre strutture, comprese le forze dell'ordine, la protezione civile. E in tutto questo il regista è il sindaco che a seconda delle necessità decide chi può intervenire o deve intervenire. Stefania Renzulli del Dipartimento della Protezione Civile ha parlato della gestione dell'emergenza dal livello locale al livello nazionale.
novità in realtà ripercorrono un po' quelle che sono state sempre i programmi di protezione civile dal 92 ad oggi. Principalmente c'è la necessità di condividere e partecipare il piano di protezione civile da parte dei cittadini, e comunque sia il piano di protezione civile deve avere anche un inserimento sul territorio di concerto con tutti i piani che ci sono, piani territoriali che ci sono sul territorio. La principale novità poi di fatto non è solo una, ma sono una serie, comunque tutte quante sono desunte dall'esperienza che c'è stata, che il sistema di protezione civile ha portato avanti nel corso degli anni, purtroppo anche attraverso la risposta agli eventi emergenziali, non ultimo appunto il sisma del Centro Italia del 2016. Quindi fondamentalmente una maggiore partecipazione dei cittadini alle tematiche di protezione civile in tempo ordinario e in fase di emergenza, una maggiore partecipazione dei livelli di amministrazione dal livello comunale per arrivare al livello statale, e comunque anche una partecipazione al sistema del volontariato, alle varie associazioni di volontariato che in qualche modo devono e possono essere più partecipi anche nella pianificazione di emergenza. Di pianificazione a misura di bambini, a partire dai piani comunali, ha trattato l'intervento di Flaminia Cordani, coordinatore emergenza di Save the Children. Abbiamo presentato lo scorso novembre 2017 a Palazzo Chigi le linee di indirizzo per la protezione dei minori in emergenza. Queste linee di indirizzo sono un documento nato dalla collaborazione con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e il nostro Comitato Scientifico Emergenze, e sono un documento in cui abbiamo suggerito ai comuni, alle regioni, alcune misure per la protezione dei minori in emergenza. Il consigliere regionale Marco Cacciatore ha illustrato la nuova legge regionale del Lazio sulla prevenzione del rischio sismico. Sono convinto di riportare la stessa opinione del presidente Pilozzi se dico che questa legge ha almeno un aspetto rivoluzionario, e cioè si rivolge con priorità massima ai comuni al 50% più uno di distruzione, perché fino a oggi ogni commissario della gestione post sisma aveva rivolto la sua attenzione ai territori colpiti dal sisma secondo criteri per lo più cronologici, e quindi non secondo l'intensità del danno ricevuta da ogni singolo territorio. Da domani nella Regione Lazio, che abbiamo il piacere di dire in questo caso è all'avanguardia ed è condivisa da tutte le forze politiche, avremo una legge che invece innanzitutto va ad occuparsi e a, diciamo, dare ristoro a quei comuni che hanno vissuto innanzitutto il dramma in termini di intensità dei crolli. In conclusione della prima parte dei lavori ha preso parte la parola Alessio Argentieri della città metropolitana di Roma Capitale, che ha illustrato il contributo della città metropolitana nel sistema di protezione civile. Nel nuovo quadro normativo in materia di protezione civile alle province, quindi anche alle città metropolitane, sono assegnati essenzialmente compiti di conduzione di attività di previsione e prevenzione dei rischi sul territorio. E nell'ambito di queste attività, che sono concentrate sia sui rischi di carattere naturale che quelli di natura antropica, noi diamo sostegno anche alle amministrazioni comunali, in quanto i dati che noi acquisiamo ed elaboriamo sono messi a disposizione degli enti locali, che anche per quello che scaturirà da vari progetti in corso di realizzazione, di cui ho avuto occasione di parlare oggi nel convegno, verranno a conclusione di questi progetti a metà del 2019 e verranno presentati ufficialmente e messi a disposizione per le amministrazioni comunali, che potranno riceverli nei futuri aggiornamenti dei piani di emergenza. Le attività si concentrano in primo luogo sul
suscettività da frana del territorio metropolitano, o anche altri temi come il censimento dei ponti sovrappassi e altre opere viarie sensibili, finalizzati a un'analisi successiva di carattere tecnico sullo stato di queste infrastrutture. A prendere la parola anche i funzionari dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Gabriella Casertano. La Regione Lazio, dall'intervento che ha messo in atto a partire dal terremoto del centro Italia, quindi a fine 2016, ha avuto una grande implementazione nell'aggiornamento dei piani di emergenza comunali, in particolare sui 378 comuni che compongono la Regione, 362 comuni hanno presentato il piano. La pianificazione ha un buon livello di aggiornamento, è chiaro che è un elemento che non deve rimanere statico e attività come queste servono a farla crescere e a mettere in luce le criticità e su cosa ancora bisogna continuare a lavorare e coinvolgere enti e popolazione.